Oggi faremo assieme i makroud, dei dolcetti speciali tunisini, da offrire per un brindisi o per festi mentre si degusta un buon caffè. Ciao, io sono Laura Quintavalle, personal chef di Cook. Sono una cuoca professionista e quindi le mie ricette sono frutto della mia esperienza, ma sono molto semplici e alla portata di tutti. La ricetta di questi dolcetti è di mamma Nini, che gentilmente Marcello Bivona ha voluto condividere con noi. Marcello è l'autore del libro Ultima Generazione, che parla degli italiani nati a Tunisi, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere. Per fare i makroud ci serve della semola di grano duro di grandezza media. Fate attenzione, non è né semolino né couscous. Si trova nei negozi alimentari etnici. Mettiamo 450 g di semola di grano duro di grandezza media in una ciotola. Aggiungiamo 50 g di farina e mischiamo. Un pizzico di sale e poco bicarbonato. 50 g di olio di semi tiepido. Io ho usato quello biologico di girasole spremuto a freddo. Amalgamiamo bene tutto quanto. Uniamo poco per volta dell'acqua tiepida per impastare. Quando è abbastanza umido, mettiamo sul piano di lavoro e impastiamo a mano. Lavoriamo finché risulta omogeneo ed elastico, poi impellicoliamo e mettiamo da parte. Tagliamo i datteri a metà e togliamo il nocciolo, ce ne serviranno 250 g. Tagliamo tutti i datteri a piccoli pezzi. Aggiungiamo un cucchiaino scarso di cannella. Pestiamo al mortaio un chiodo di garofano. Grattugiamo la scorza di un'arancia bio. Abbiamo così ottenuto la pasta di datteri, che si trova in commercio ma che è un po' difficile da trovare. Abbiamo tagliuzzato i datteri perché altrimenti tendono a impastarsi nelle lame del robot. Dividiamo in quattro parti l'impasto dei datteri e stendiamo con le punte delle dita. Dividiamo anche la pasta in quattro parti. Assottigliamo ogni pezzo di pasta con un mattarello sino a ottenere una sfoglia di circa 3-4 mm. I makroud devono avere la classica forma squadrettata. In commercio si trova la tavoletta apposta per dare la giusta forma, ma io in mancanza d'altro ho utilizzato due pezzi di legno e una paletta per la torta. Tagliamo i dolcetti a losanga. Disponiamoli sopra una teglia ricoperta da carta da forno e mettiamoli in forno a 180 gradi per 20 minuti. Oppure possiamo friggerli e risulteranno più buoni, ma sicuramente più pesanti. Prepariamo lo sciroppo a fuoco dolce con 300 g di acqua, 200 g di zucchero, 50 g di miele e con delle scorze di arancia bio. Immergiamo i makroud per qualche minuto nello sciroppo caldo. Poi li mettiamo sopra una gratella a scolare. Ti è piaciuta questa ricetta? Allora iscrivetevi al mio canale YouTube!